Coldplay. Ciao a tutti squali e pesciolini e benvenuti in questo 17° episodio di Hey Monster, il miglior gioco Android MMORPG di Pokémon. E per i più attenti che mi conoscono già da un po' avranno notato qualcosa di strano. Il mio personaggio non si chiama Mamid. Che cosa mai sarà successo? Mamid ti ha rubato l'account di Jackton! No signori, anzi devo ringraziare infinitamente Jackton perché il video, e ringraziatelo anche voi nei commenti ragazzi, scrivete hashtag grazie Jackton o qualcosa del genere, perché il video che sta uscendo oggi è merito suo. Mi ha dato estrema fiducia, ragazzi, io lo ringrazio veramente tanto per questo. Mi ha dato le sue credenziali, mi ha fatto entrare nel suo account, perché oggi andremo a catturare Articuno. Io vi spiego come ottenere questo risultato. Non l'ho fatto io, quindi non mi voglio prendere il merito, lo sto dicendo ben chiaro ragazzi, non voglio prendermi il merito perché non l'ho fatto io, è stato lui che ha ottenuto questo risultato ed lui mi ha proposto perché non lo fai vedere in un video. Ho detto ma certo che sì, perché chissà quando riuscirò con il mio account a fare una cosa del genere. Jackton, vedo che sei un po' basso di money, what is this? Vediamo di tirarti su anche i money. No, scherzo. Allora, innanzitutto, cosa importantissima. Per Articuno noi andremo nel Safari. Quindi andremo qui dentro perché abbiamo i quattro pezzi di contratto. Allora, dove stanno? Eccoli qua. Abbiamo i quattro pezzi di contratto, vedete un po', quindi possiamo far evocare Articuno. Se dovessimo killarlo, cioè il trucchetto, spero Jackton, se faccio cazzate, cioè io registro tutto quello che faccio nel tuo account, se faccio cazzate sei legittimato ad insultarmi, ok? Lo dico. Ok, potremmo sintetizzarlo, ma prima di fare questa roba vi voglio spiegare un attimo che cosa andiamo a fare. Per ottenere i pezzi di contratto di Articuno bisogna utilizzare i guild point. Allora, i guild point si ottengono andando tra le 14 e le 15, oggi sono le 16:40, quindi non me lo farà fare, nella Pokémon League. Outside, will not consume champ, will not yield point. Ok, praticamente non combattendo nel periodo giusto. L'alternativa è... questo è meno 7. Eh sì, tra le 14 e le 15, ho detto bene, sì. Tra le 7 italiane e le... scusate, tra le 14 italiane e le 15 italiane, oppure se avete voglia potete anche venire alle 3 o alle 4 di notte. Dipende, se sabato sera siete in giro con la ragazza, avete appena finito di fare cose vostre, potete anche venire qua a cercare di prendere guild point. Cazzi vostri, insomma. Se invece combattete in momenti che non sono idonei per ottenere punti, allora... non vi consumerà chance, ma non otterrete neanche punti. In pratica, facendo un po' di sfide qui dentro, guadagnerete rank. Lui è rank 10, ha fatto 151 vittorie, 1765 punti. Con i rank alle 17 italiane andate nella mail e troverete delle mail in cui potrete prendere dei guild point. Attenzione, le mail vi arrivano ogni giorno a quell'ora, anche se non c'è il pallino rosso. Quindi anche se non c'è il pallino rosso cliccateci perché trovate i guild point. Dopo che avete racimolato un bel po' di guild point, un contratto di quelli costa circa 5000 guild point, potete andare nello store, nel mart a destra, guild store, e cercate per, vedete, i pezzi di contratti che di più, che volete di più. Quindi potete scegliere, lui ne ha 2005, vedete ci sta Moltres, Registrar che mi hanno detto che fa cagare, Suicune, Tyranitar, Snorlax, Raikou, Regirock. Ovviamente qui, se vedete un po', vi dice Articuno, vi dice sopra un numerino. Il numerino, allora questo si refrescia ogni alle 21, meno 7,
7 fa 14, quindi alle 14 di ogni giorno si refrescia. In pratica qui trovate anche i pezzi di corda per le cavalcature, quindi vedete qua per esempio ci stanno due pezzi di corda, uno di grado 2 e uno di grado 4. Non è importante il grado, ma perché avrete bisogno di 4 pezzi diversi, quindi grado 1, grado 2, grado 3 e grado 4. Dovete averli tutti e 4 per poter fare, per creare appunto il Pokémon o la cavalcatura nel Safari. Quindi, fatto questo, io nel mio account inizierò a racimolare un bel po' di guild point, perché ci serviranno. Detto questo, ragazzi, io comincio l'avventura e speriamo bene. Devo un attimo studiarmi la squadra che ho qui disponibile per poter catturare o dannazione tutti i Pokémon A e un S. Oh, false swipe. Oh, fantastico. Questi me li ha... Ah, benissimo. E mi studio un attimo la squadra e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, incrociamo le dita, ho visto un attimo la squadra e ho un Pokémon con cui poter addormentare. Ho il Pokémon che fa false swipe per portare ad un HP il nostro Articuno. E il resto non sapremo come va. Non sapremo come va. Quindi Safari Zone, get into. Tentiamo direttamente, ragazzi, sì, sì. Vai, vai, vai. Oh, you won't encounter legendary Pokémon often. Lo so abbastanza, non è proprio semplice. Ci dice che sono raccomandate mosse che addormentano, paralizzano. Ma va, guarda un po'. Prepara abbastanza Pokéball e pozioni. Mi stai facendo venire i dubbi della vita. Quante pozioni c'ho? Non lo so quante ne ho, ragazzi. Ormai il combattimento è cominciato, quindi andiamo in catch e incrociamo le dita, Vatojecton. Speriamo ben che ti catturo sto Articuno. Non ho doppie possibilità. Ora lui verrà di livello 60. Porca di quella paletta. Allora, la mia strategia è stata quella di utilizzare... Ah, addirittura Fire Punch è forte contro Articuno. Interessante. Io andrei di Thunder Punch. Non ti dovrei ammazzare. Cioè, non è possibile. Ok. Bella, paralizzato, bellissima. Allora, io ora non ti voglio fare troppo danno. Vediamo un po' tu che c'hai. Una mossa di tipo normale, potrei utilizzarla. Oppure potremmo provare ad utilizzare False Swipe. Sì, perché c'è anche Metal Claw, proviamo. L'abbiamo paralizzata al primo colpo e siamo stati abbastanza sculati, ragazzi. Allora, ora dobbiamo solo stare attenti a non farcelo schiattare. Non deve schiattarci Scissor. False Swipe. Ok, così andiamo un attimo lentini. Sì, andiamo decisamente lentini. Allora, innanzitutto vediamo se c'ho degli status heal. Full heal. C'ho una full heal. Vabbè, male che vada, uso quella. Allora, io non so quanto gli può fare Metal Claw. Non vorrei killarlo. False Swipe. Ok, benissimo così. Andiamo così, dovrebbe resisterci. Poi ci mettiamo Kamroot perché mi dà l'idea di essere un Pokémon abbastanza resistente. Poi Jecton, dimmi se ci ha azzeccato la strategia, perché combattere con la squadra di un altro non è mica proprio una bazzecola, Allora, no, mettiamo Venusaur, perché se il Pirla dovesse rompermi il cazzo, lo addormento. No, ho detto una minchiata. Perché, oh cazzo, mi fa tanto male. Non posso addormentarlo perché è già paralizzato. Ma andiamo di Great Ball. Male che vada, prendiamo le Ultra. Ok, ed è la prima. Questa è l'ultima Master Ball che intendo tirare. Ne ho tirate una decina, 10-12. Ora inizio ad andare di Ultra Ball, ragazzi, perché sembra abbastanza maturo il periodo. Paralizzato, un HP. Inizia ad entrare, cioè... Ad uscire per poco dalla Ultra Ball, scusate, dalla Great Ball. Quindi andiamo di Ultra. Ma prima ho detto Master Ball, che minchia sto dicendo. Ok, ora di Ultra Ball. Non dovrebbero volercene molte, non manca molto. Articuno sta per essere preso. Articuno sta per essere preso. Per poco è ancora uscito, dannazione. Vediamo come va con quest'altra Ultra Ball. Forza Articuno, tu devi diventare nostro, anzi di Jecton, perché Jecton è amico mio che mi dà i suoi account. Oh, dai, entra. Oh, dannazione. Ottava Ultra Ball. Vediamo come va. Incrociamo le dita, ragazzi, incrociatele come mentre state guardando il video. Incrocia, dai. Il quarto, fai il quarto, rimani dentro. Ma porca di quella zozza. Ehi, tu non mi ha congelato. Ma porca di quella.
Purtroppo il nostro Dusk Noir, come caspita si chiama lui, quel coso un po' volante, ci è morto male. E speriamo che la nuova forza Espeon ci porta una nuova ventata di fortuna in questa cattura. Madonnazione! Ma sei proprio un Pokémon del cazzo che non vuole entrare, ma cioè, peggio di Entei, è ok che sei forse più raro, ma porca di quella porca, è porchetta! Oh, sarà un problema delle ali? Non so. Dai, entra, ti prego. Ti prego, fai il favore a Mamit e a Jackton. Dai. Ma guarda che mi prende per il culo. No, sto uccello azzurro del cazzo non vuole entrare in nessuna Pokéball. Siamo arrivati circa a quota 30 Pokéball utilizzate. Mi ha pure congelato Espeon. Che devo dire, anche di sedere lì è veramente carino come Pokémon, eh. E dai, porca miseria, sto uccello. Che cosa gli ho tirato? Ma no, l'Electric Ball! Ma porca... Scusa Jackton, ho miscliccato, non volevo. Ci pensi lo catturo mo' di Electric Ball? Se lo catturo di Electric Ball, giuro, mi ritiro. Ma perché? Meno male che non ho finito di dire la frase. Ma cosa? Ma com'è possibile? Jackton, non so come sia possibile. Ho catturato un Pokémon ghiaccio con l'Electric Ball. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo preso, ragazzi. E che vedevo di? Stavo per dire una cosa... Che meno male che non l'ho finta di dire e non ve la dirò mai quale. E rieccoci qua per andare in chiusura del video. Allora, vi voglio far vedere un po' di cose. Innanzitutto mi prendo, vabbè, tutte le ricompense della giornata. Sto cercando di ottenere il Pokémon. Non ho capito se Shiny, che cazzo di Pokémon è questo qui, insomma. Quindi poi ci farò un video. Questo non c'entra, una ben amata ceppa. The most powerful... Ok. Allora, sono curioso di vedere anch'io come sono messo a Guild Point e a sta roba qua. Così vi faccio vedere qualcosa che sull'account di Jackton non potevamo vedere perché lui aveva già sbloccato tutto. Allora, in particolare, quando vi dicevo le mail, vedete, in questo caso me le fa vedere. Come potete notare, dalla Pokémon League ogni giorno mi dà dei Guild Point. Quindi in questo caso me ne sta dando... Cazzo, quanti me ne dai? Mi dà quelli del 25. Perché me li dai due volte? Sei un coglionito del sistema. Pokémon League Daily Settlement, Pokémon League Reward Professional Trainer. Perché me ne dai due volte? Vabbè, è contento tu, io li piglio, non è che mi fa schifo, insomma. E vi dà anche dal Battle Center altri point. Il Battle Center vi permette di acquistare, vediamo da quale shop, da qui. Dal PvP Store, dove potete comprare artbook, dove potete comprare gli MT, dove potete comprare sta roba qua. Allora, i Guild Store, ragazzi, pensavo molto peggio, wow. Ah, è noto che da un account all'altro cambiano. Interessante, io a questo punto andrei di cavalcatura. Perché in questo modo, vedete, pure un Dodrio potrei prenderlo, e sarebbe molto figo avere la cavalcatura da far vedere anche nei video. E ne potrei prendere ben tre pezzi di cavalcatura di Dodrio. Mentre di Rhyhorn è un pochino più costosa. Allora, vediamo un attimo. Tra l'altro io non sono mai entrato nella Pokémon League, quindi faccio vedere la differenza. Per esempio, io ho 0 vittorie, rank 4374, punti 800. Mentre, se vi ricordate, Jackton aveva... rank 10, vittorie 151, punti 1600, eccetera, quindi è ovviamente molto più avanti di me. Quindi che dirvi? Vi dico che mi vado a studiare le cavalcature e vediamo se ci compriamo un pezzo della prima cavalcatura. La cosa interessante è che anche Articuno è una cavalcatura e va alla velocità di 160, fighissimo. Poi c'è Gyarados, questo sarà Gyarados Shiny. Poi abbiamo Lugia, Kyogre, Salamence, Latias. Porca, Latias. Che cazzo cambia? Uno è Pokémon rosso e l'altro è Pokémon blu. Boh, comunque il massimo della velocità è 160. La merda più merda più merda è Dodrio. Io ora sono indeciso se andare di cavalcatura e oppure andare... Sentite, però, sapete una cosa? Come dire, Jackton,
ha preso Ryan. Se ha preso Ryan e non ha preso Dodrio, ci sarà un motivo. Forse perché Dodrio fa cagare i cani? Ed effettivamente è carina come cavalcatura. Cioè, se dovessi vederlo un po' così, tanto finché li prendo tutti i contratti, cioè, Jackton c'è stato tipo 15 giorni, cioè, sto uccellaccio a tre teste. Mi sta un po' sul cazzo, voglio dire, non è che mi stia molto molto simpatico. Mentre Ryan, cioè, guardatelo un attimo, è un attimino più bellino, eh. Eh sì, devo dire che è più bellino. E poi potrebbe essere utile nella mia squadra un Pokémon, questo dovrebbe essere un Pokémon acciaio. Ragazzi, è andata, vada per Ryan, andiamo nel Mart, Guild Store. Dove sei? Dove sei? Ryan, Rain, Shard, sto prendendo quello giusto, Ryan Rain Shard. Yes! Comprato, ragazzi, comprato. Se ora vado in My Role Mount, dovremmo vedere il primo pezzo di Ryan. Ok, abbiamo il primo pezzo, ci mancano gli altri tre pezzi. Fino ad ora abbiamo Guild Point sufficienti per comprarne sicuro un altro, ma tanto non uscirà subito. Lo so. Io domani, che è domenica, vedo di avanzare un po' di rank, così nelle prossime giornate dovrebbero darmi un po' più di punti e così accumuliamo guild point che ci possono essere sempre utili, sempre utili. Che dirvi, abbiamo, vedete, 4.008, dobbiamo arrivare a fare almeno altri 5.200 punti. 5.200 punti a 200 al giorno sarebbero una ventina di giorni, 22 giorni sono 4.400, 25 giorni sono 26 giorni, ragazzi, tra un mese. Speriamo bene, ragazzi, c'è un mese. Vabbè, abbiamo posto le basi per cominciare a prenderci la cavalcatura di Ryan. E vediamo un po' quel che... Ragazzi, se io trovo Ryan selvatico, mo lo ammazzo di brutto, avete capito? Intanto, se vi è piaciuto sto video, se avete apprezzato la fiducia di Jackton e la mia paura, anche perché non volevo sprecargli magari un lavoro di mesi, lasciate un like, commentate, condividete, sostenete il video, sostenete il canale con la condivisione, ve lo ricordo. Se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag ho l'uccello congelato. Sì, i peggio hashtag che mi invento, è un po' ambigui, ma è la vita, se non fossero ambigui che cazzo li scriveremmo a fare, mi pare giusto. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione, un saluto Sharkzian a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!